Guarda, dico che molti passi avanti in questi giorni, in queste settimane sono stati fatti. C'è sempre stata da parte della Commissione una grandissima attenzione e disponibilità su questo tema della priorità occupazione giovanile. Ma a mio avviso il passo di ieri è stato un passo molto importante, perché aver messo insieme i ministri del lavoro e delle finanze. Spesso e volentieri i ministri delle finanze guardano i numeri e i ministri del lavoro guardano alle persone. E per noi le persone sono più importanti dei numeri. E aver convinto le quattro più importanti economie dell'Eurozona a essere committed insieme su questo tema col massimo impegno mi sembra un passo avanti significativo. Gli appuntamenti di Madrid del 19, il Consiglio europeo del 27 e 28, l'appuntamento di Berlino del 3 luglio, sono il segno che oggi la lotta contro la disoccupazione giovanile è diventata la priorità nel dibattito politico europeo. Adesso sta a noi farla diventare la priorità anche nelle concretizzazioni di questo dibattito. Io sono, dopo ieri, un pochino più ottimista, però siccome penso che bisogna essere sempre molto realisti su questi temi, aspetto le conclusioni del Consiglio europeo sapendo che dovranno essere molto concrete perché ci sia la possibilità di dare risultati che effettivamente alle famiglie italiane, alle famiglie dei paesi europei che vivono questo dramma della disoccupazione giovanile possano dare effettivamente ristoro e senso che qualcosa sta succedendo di positivo. Oltre a quanto è stato ricordato circa l'importanza di arrivare a un'unione bancaria, e ringrazio a tal proposito l'impegno dell'Italia, in tal senso il sostegno che ha voluto dare, sono due le priorità che dovranno essere affrontate nel corso del prossimo Consiglio europeo, innanzitutto l'occupazione giovanile e come finanziare l'economia. E per raggiungere questo duplice obiettivo è fondamentale che si formi quello che io chiamo un nuovo consenso europeo. In altre parole, noi auspichiamo che non ci siano più soltanto lunghe discussioni su misure di austerità e di crescita, ma che piuttosto vengano decise delle politiche concrete, delle soluzioni atte ad assicurare un superamento del problema della disoccupazione giovanile e a ripristinare un sano stato finanziario per quanto riguarda le nostre economie. Ho anche preannunciato al Presidente Barroso che a partire dal Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio e quindi dal cambio di scenario che in queste sale si svolgerà fra qualche minuto, approveremo decreti e proposte di legge oggi pomeriggio sul terreno delle semplificazioni con il decreto fare, che è una modalità con la quale vogliamo aiutare tutti gli italiani che vogliono fare, che vogliono intraprendere, che vogliono mettere in campo iniziative e che ovviamente vogliono farlo senza avere addosso burocrazie, senza avere addosso il blocco rispetto alla loro voglia di fare, le incentivazioni, il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tante altre iniziative che saranno contenute a partire dallo sblocco di molte infrastrutture nel decreto fare che oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri approverà. E poi le misure della prossima settimana e delle prossime settimane, tutte avranno come base politico-giuridica le 6 raccomandazioni che la Commissione europea ha rivolto al Governo italiano nell'accompagnamento con l'uscita dalla procedura di infrazione.